Anche questi li ho pagati un occhio della testa. Che incubo sono questi stivali? Non prendeteli, non prendeteli. Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi filmerò una video richiesta che mi arriva proprio da voi. Mi avete chiesto nei commenti qua su YouTube di filmarvi la mia collezione completa di scarpe, ma iniziando dal paio che utilizzo di meno fino ad arrivare al paio di scarpe che utilizzo di più. Oggi quindi vedrete la mia collezione intera di scarpe. Sono più una patita di borse che di scarpe, ma ne ho comunque veramente tantissime, quindi già prevedo che questo video sarà lunghissimo. Preparate popcorn, patatine, snack, insomma qualsiasi cosa, perché appunto ci vorrà un po'. Iniziamo. Il paio che utilizzo di meno è questo, perché non le ho mai utilizzate. Non mi ricordo onestamente, penso di averle prese un bel po' di tempo fa, ma provarle in negozio è una cosa, provarle poi indossarle è sempre una cosa diversa. Mi piacevano quando le ho acquistate, ma poi non so perché questa retina non mi convinceva più tanto e appunto non le ho mai messe, quindi dovevano per forza stare all'inizio di questo video. Non so se le metterò mai o forse mi conviene venderle, ma non credo di averle pagate tantissimo. Altro paio nuovo di zecca che non so perché onestamente non ho mai indossato, non so perché le ho acquistate e poi non le ho mai indossate, sono queste sneakers rosa di Puma. Cioè, notare la suola, ragazzi, cioè è nuovissima, non le ho mai messe e ce le ho da anni, quindi non so, sarà che mi piacevano e poi vedervele addosso mi sembrano troppo da ragazzina con questi fiocchi giganti, non lo so. Forse dovrei toglierle e indossarle comunque, effettivamente, adesso che ci penso, non lo so. Sono lì, sono abituata a vederle lì e non le metto mai. Altro paio di scarpe, queste le avevo prese su ASOS per un evento, ma poi ho trovato un altro paio di scarpe e sono finita per non utilizzarle praticamente, quindi sono anche queste nuovissime, c'è ancora l'adesivo sulla suola, benissimo, e sono molto carine perché hanno questo fiocchetto sul retro e l'accetto sulla caviglia, c'è ancora l'etichetta, quindi sì, anche qui. Però queste, il fatto è che ho le décolleté di Louboutin e alla fine finisco sempre per indossare quelle, ma dovrei effettivamente trovare l'occasione per mettere anche queste, perché mi dispiace se le altre sono bruttine. Queste non le ho mai messe, però in realtà sono molto carine. Ci sono questi stivaletti grigi in ecopelle, non mi ricordo dove li ho presi questi, li ho indossati un paio di volte ma sono scomodissimi, fanno malissimo sia sulla punta, forse perché è troppo sottile la suola, non lo so, ma fanno malissimo in punta e fanno anche malissimo sul tacco, devo essere onesta, sul tallone, forse perché il tacco è estremamente stretto. Non lo so, mi piacciono un sacco, ma sono così scomodi che finisco per non indossarli praticamente mai. L'unica cosa buona di questi stivali è che non ho dovuto farci la suola perché sono già assolutamente antiscivolo, c'è la gomma sotto, quindi non sono di cattiva qualità, però appunto questi sono di, non lo so dove li ho presi, penso in un negozietto qui ad Amsterdam un po' di tempo fa. Appunto, sono belli, sono di qualità, ma sono scomodissimi, sono quelle scarpe che ti piacciono quindi te le tieni però alla fine non le metti mai, ecco, sono loro. Poi Fornarina, c'è questo paio di décolleté di quando ho collaborato con Fornarina e quindi mi hanno regalato diverse paia di scarpe. Queste sono molto molto belle, ma tra tutte quelle che ho di Fornarina sono decisamente le più scomode. Il tacco è leggermente più alto rispetto alle altre e appunto queste sono, cioè, mi fanno, ragazzi, un male che non vi so spiegare. Sarà che la suola, in realtà io le ho usate così, però in realtà dovrei farci la suola perché non c'è la gomma, quindi sono pericolosissime. Sono veramente molto belle anche queste, di super qualità, perché ce le ho anche da un po' di tempo ormai e devo dire sono ancora perfette. Il fatto che appunto ogni volta questo tacco è una tortura, soprattutto sulla punta, essendo che il piede sta appunto così tanto piegato in avanti, tutto il peso va sulla punta e fanno male. Poi ci sono queste
décolleté rosse, un marchio che si chiama Public Desire. Non saprei se l'ho preso tipo su Asos o se le ho trovate in qualche negozietto ad Amsterdam o a Trieste forse addirittura. Queste sono molto molto belle, le ho messe diverse volte, scivolavano tantissimo, poi ci ho fatto fare la suola e da quando ci ho fatto fare la suola, come potete vedere, non le ho mai più utilizzate. Sembrano nuove, non lo sono, ma sembrano nuove. Le sto da quando ho fatto la suola però non le sto mettendo più perché mi sono resa conto che questo inserto di plastica, se lo utilizzo per troppo tempo, mi fa venire le vesciche, cioè praticamente mi taglia proprio la pelle lungo tutta la lunghezza, soprattutto sull'esterno. A parte che non è neanche bellissimo, onestamente, questo inserto in plastica che andava un po' di moda qualche anno fa e le avevo prese, però onestamente non mi fa impazzire, quindi sarà anche per un fatto estetico che non le indosso tantissimo, ma rischio ogni volta di ferirmi perché questa plastica dovevano farla un pochino meglio, cioè sui bordi è troppo tagliente, dà fastidio e io ho la pelle delicatissima, quindi insomma bellissima accoppiata, quindi appunto rimangono lì praticamente con la suola nuova. Arriviamo a queste décolleté di Dior, queste le ho pagate tantissimo ragazzi e mi sono anche pentita tantissimo poi di averle prese, infatti credo di avervele inserite anche nei video dei prodotti costosi, di lusso di cui mi sono pentita eccetera eccetera, se non sbaglio, adesso non mi ricordo, se non sbaglio ho provato anche a venderle e nessuno voleva prenderle perché sono oggettivamente brutte, mi rendo conto, non so che cosa stessi pensando quando le ho acquistate. Le ho messe un paio di volte e poi mai più, praticamente mi rendo conto che è uno spreco per il costo che hanno, ma non riesco proprio a vedermele addosso, non mi piacciono, cioè secondo me sono molto 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 da sciura, non so, sarà la combinazione tra colori, questa borchia davanti, non lo so, comunque secondo me sono molto molto da sciura. La qualità naturalmente è Dior, quindi sono spettacolari, un'opera d'arte, però appunto non mi piacciono e oltre a questo, oltre al fatto che non mi piacciono, sono anche tremendamente scomode, quindi insomma non c'è proprio una motivazione per cui io vada ad indossarle, proverò ancora a venderle a questo punto, c'è anche la polvere sopra praticamente perché appunto non le... cioè rimangono lì nella mia collezione di scarpe ma praticamente non le metto mai. Poi a pari merito metto queste due décolleté, queste due paia di décolleté sono uguali, identiche, di Fornarina, ma uno è rosa e l'altro è arancio, può sembrare forse rosso in videocamera ma sono più un arancio molto acceso, sono molto carine ma non sono esattamente tra le décolleté più comode che ho, il tacco è, non è altissimo, in realtà è esattamente lo stesso modello, però non... sì, non sono tra le décolleté che utilizzo di più, ecco, quindi le metto più o meno in fondo alla classifica nonostante siano molto carine. Ok, arriviamo a loro, chissà, sa. Sono i boots, gli stivali di Bottega Veneta, ragazzi. Anche questi li ho pagati un occhio della testa e non li ho messi come ultimi, cioè li avrei messi come ultimi in questa classifica, ma non sarei stata onesta, perché comunque ogni tanto li utilizzo, ma li detesto, e anche questi già ve li ho inseriti nei video dei prodotti di lusso, dei capi di lusso di cui mi sono super pentita, perché ragazzi sono le scarpe più scomode da mettere e da togliere di questo mondo, indossarle è un sogno, sono comode, sono morbide, cioè completamente impermeabili, ed è questo il motivo per il quale a volte le utilizzo ad Amsterdam, perché appunto sono completamente waterproof, cioè è qui ad Amsterdam, piove tanto, quindi insomma con queste sono sicura di non bagnarmi i piedi, ma mettere e togliere questi boots, questi stivali, è il mio incubo più grande. Ho capito che non ho le caviglie sottilissime, ma non sono neanche una super oversize, quindi com'è possibile che ogni volta per metterle su ci metto una vita e mi stringono tutta la caviglia e mi sento stritolare, e poi per toglierle è un incubo, cioè è quasi peggio che metterle, non è proprio fattibile, non posso perdere 20 minuti ogni volta quando devo mettermi un paio di scarpe, e quindi per quanto mi riguarda appunto continuo ad odiarle profondamente, non so perché ancora non le ho vendute, potrei effettivamente venderle, forse mi conviene, anche perché sono un modello ancora molto in, cioè non le ho prese tanto tempo fa, però mamma mia ragazzi che incubo sono questi stivali, a meno che voi non abbiate le caviglie
così, ok? Non prendeteli, non prendeteli. Quante scarpe di lusso già abbiamo praticamente in fondo a questa classifica, mi sto rendendo conto, oh mio Dio. Allora, poi ci sono questi stivaletti, queste décolleté, stivaletto di Jimmy Choo. Non si può dire che non siano scarpe di altissima qualità. Il fatto è che, uno, sono scomodissime. Due, non mi stanno benissimo perché mi fanno la caviglia più grossa. E anche qua me ne sono accorta dopo averle comprate. Pensate, che genio! Le indosso comunque, ma molto, molto, molto raramente, devo dire. E sono tra quelle scarpe. Avete presente le scarpe con i tacchi che puoi indossare tutta una serata e le scarpe con i tacchi che puoi indossare solo per un paio d'ore, altrimenti veramente non cammini più il giorno dopo, cioè muori di dolore. Ecco, queste sono tra le scarpe che posso indossare per un paio d'ore, ma decisamente non per una giornata intera, per una serata intera. Sono troppo troppo dolorose, fanno veramente male e appunto onestamente non mi sembra neanche che questo modello mi stia benissimo. Poi décolleté di Hugo Boss, queste sono semplici davanti, nere, il tacco non è altissimo e hanno tutto questo dettaglio dietro con queste perline scure ma comunque sbrilluccicanti. Queste scarpe le ho prese un sacco di tempo fa e quando le ho prese le indossavo tantissimo. Devo dire però che è un po' che non le metto, ma se ho un evento particolare o comunque ho bisogno di un paio di décolleté e ci stanno anche i dettaglini che sono un po' particolari, le metto comunque volentieri. Però appunto erano forse più scarpe che utilizzavo anni fa quando le ho prese. Devo dire comunque comodissime, sono rimaste perfette negli anni, quindi la qualità decisamente si vede. Poi con il tempo ho comprato altre décolleté che tendo ad utilizzare di più, ma rimangono delle scarpe meravigliose queste. Poi ci sono questi sandali alti che sembrano stivali ma in realtà sono completamente aperti sia davanti che ai lati. Questi stanno più verso il fondo della nostra classifica solo per il fatto che, essendo aperti, li utilizzo soltanto quando fa caldo, quindi sono delle scarpe praticamente puramente estive e quindi non sono una scarpa sicuramente da tutti i giorni, ma mi piacciono, sono un po' particolari ma con alcuni outfit sono perfette, sono parecchio alte, quindi queste fanno parte della categoria scarpe che posso utilizzare per qualche ora ma non per tutta una giornata, ma per quelle ore in cui sono tollerabili sono molto molto belle. E queste sono di Steve Madden e le avevo prese qui nel negozio ad Amsterdam che vende appunto questo brand. Altro paio di Steve Madden sono questi sandali dorati, questi sono bellissimi, li amo per l'estate ovviamente, è una scarpa anche questa stagionale quindi non posso inserirla proprio in cima alla classifica perché non sono scarpe neanche queste da tutti i giorni, ma sono molto molto belle e tutte le décolleté, un po' tutte le scarpe con il tacco di Steve Madden, devo dire mi sono sempre trovata bene perché sono estremamente comode, quindi se non riuscite a tollerare i tacchi da un'occhiata a questo brand perché per quanto mi riguarda sono stati un po' il passaggio tra le scarpe basse ed i tacchi e appunto quindi mi sento di consigliarlo come brand. Non so se ci sono negozi in Italia, qui ad Amsterdam ce n'è uno o più di uno ed è un brand che adoro. Poi questo stivaletto, questi stivaletti bassi di Gucci, anche questi un po' come le décolleté Hugo Boss, li ho indossati tantissimo appena presi, poi me ne sono un po' dimenticata sinceramente. Questi li avevo presi a Trieste ed erano anche in saldo, li avevo presi tipo al 40%, una cosa pazzesca. Sono in realtà anche questi molto carini, il tacco è basso quindi sono tutto sommato parecchio comodi, hanno questo dettaglio davanti in punta con queste borchiette che insomma è un po' particolare ma non è troppo esagerato. Gucci a volte ha delle calzature un pochino over the top per me. La cosa che non mi fa impazzire di questo modello e forse per questo non le indosso tantissimo è che sono basse e non so per quale motivo, ma gli stivali bassi tagliati così non mi stanno particolarmente bene, mi stanno bene o le scarpe aperte oppure quelle chiuse un pochino più alte. Penso che mi facciano sembrare le caviglie ancora più grosse di quello che sono, che io ho già un po' il complesso delle caviglie e dei polpacci, ok? Quindi sì, non li indosso tantissimo più per questo motivo, ma anche queste sono un capolavoro assoluto.
e la qualità è innegabile. Poi altro paio di décolleté, queste sono di Motivi e sono di questo bellissimo blu. Questo è un colore che mi sta particolarmente bene, quindi a volte mi piace avere accessori di questa tonalità di blu ed ero proprio alla ricerca di scarpe simili. Le metto più o meno a metà della classifica perché le indosso ma non tantissimo, non è sicuramente una scarpa da tutti i giorni, sono però parecchio comode, vi devo dire, mi hanno stupito in questo senso. Poi queste penso siano le scarpe che più detestate perché ogni volta me le bocciate, sono i miei mocassini di Gucci, questi sono neri in pelle lucida con la solita borchietta, insomma famosissima di Gucci, dorata. Semplicissimi mocassini bassi, comodissimi. L'unica cosa, quando fa tanto caldo penso di, credo che avrei dovuto prendere un numero, tipo un mezzo numero più grande, perché mi stanno benissimo quando tipo in primavera, in autunno, ma se li indosso quando fa un pochino più caldo mi si gonfiano tipo i piedi e non mi stanno comodissimi, quindi ho notato questa cosa e li indosso un pochino di meno rispetto agli altri mocassini che ho, perché appunto quando fa tanto caldo, quando cammino molto, sudo molto, il piede tende un po' a gonfiarsi e mi fanno male. Poi ballerine Miu Miu, queste le conoscete, questi sono tutti nastrini che poi si allacciano sulla caviglia. So che queste scarpe o le amate o le odiate e so che la maggior parte di voi le odiano, ma a me piacciono, sono estremamente comode. Sì, lo so che sono un po' particolari con queste borchiette, naturalmente c'è la ballerina semplice semplice nude e poi questi... questi lacci, queste borchiette. Per quanto mi riguarda, io sono forse in quella piccola percentuale di persone a cui piacciono queste ballerine, quindi continuo ad indossarle, forse non tanto quanto le altre, però comunque sono anche particolarmente contenta che siano tornate di moda le ballerine, perché voglio usarle ancora di più. Altre scarpe stagionali che posso indossare solo in estate, ma che in estate indosso veramente ogni giorno, sono i sandali. Quindi ve li inserisco qui più o meno a metà classifica, perché appunto li indosso sempre, però solo in estate. Allora, primo paio, che probabilmente tra tutti i sandali che ho è quello che utilizzo di più, sono questi sandali super bassi, super flat di Valentino. Li amo, stanno bene con qualsiasi outfit, ragazzi, anche questi qualità pazzesca, ce li ho da diversi anni e sono fantastici, non fanno vesciche, comodi, belli, insomma che cos'altro c'è da aggiungere, non mi sono mai pentita di averli presi. Altri sandali di Valentino che indosso tantissimo sono questi, sono leggermente diversi perché questi hanno... sono tipo infradito, questi sono nude, stessa cosa però con le borchiette famosissime di Valentino, anche questi sono stati un ottimo acquisto, li abbino con tutto, comodissimi, qualità top. Altro ottimo acquisto sono stati questi sandali di Saint Laurent, c'è la borchietta con il logo dorato davanti e sono tutti di questo bellissimo color cuoio, non solo color cuoio ma sono effettivamente in cuoio, sono stupendi anche questi, super super bassi, super flat, comodissimi. Tendo ad indossare più quelli neri e quelli nude rispetto a questi, ma solo per un fatto di colore e abbinamenti, ma sono fantastici. Tra tutti i sandali che ho, questi sono quelli che utilizzo di meno, solo appunto anche qui per un fatto di colore, perché sono rossi e non vesto, oggi sì, ma non vesto spessissimo di rosso, è una cosa che appunto faccio ogni tanto, quindi sono quelli che utilizzo di meno. Questi sono di Ralph Lauren, anche questi qualità pazzesca, non c'è assolutamente niente da dire, anche questi flat, bassissimi e super comodi. Poi ci sono queste di Dior, ragazzi, io adoro queste scarpe, c'è il nastrino Jea Dior con il fiocchetto, sono stupende, nere, laccate, bellissime davanti, sono invece aperte così. Non le metto più alte nella classifica solo per il fatto che, essendo aperte, anche queste sono scarpe stagionali, ma essendo poi chiuse davanti, perché queste sono un pochino difficili da indossare, perché dietro sono aperte, quindi dici le metti quando fa caldo, ma davanti sono chiuse ed essendo in pelle nera diventano una specie di forno, quindi queste scarpe posso metterle quando non fa né troppo caldo né troppo freddo, sempre quella via di mezzo, quindi è un pochino difficile, altrimenti le metterei ogni giorno perché sono bellissime, cioè sono veramente super chic, super eleganti, bellissime e anche estremamente
estremamente comode perché anche queste sono super flat. Poi ci sono questi stivali, questi non li ho presi da tantissimo e non mi ricordo il brand. Ok, sono di Dear Francis, questi li avevo visti addosso alla Ferragni, mi sono piaciuti tantissimo, stavo cercando un paio di stivaletti in quel periodo e appunto ho preso questi. Date un'occhiata a questo brand se non lo conoscete, perché le scarpe sono di ottima qualità, le ho pagate anche, devo dire, non costavano poco, ma sono di ottima qualità, sono anche parecchio comode nonostante il tacco così alto, ma è, lo vedete che è molto largo, quindi il peso si distribuisce, sono parecchio comode. Non me le vedo benissimo addosso, sarà che questo tacco è troppo chunky, non lo so, non le amo su di me, ma rimane una scarpa che ogni tanto appunto con qualche outfit ci sta e quindi le indosso e sono pazzesche. Poi ci sono loro, queste sono inconfondibili, Louboutin, lo vedete, suola rossa famosissima. Questi sono i miei stivaletti che, se non sbaglio, sono stati anche le mie prime scarpe Louboutin e hanno appunto questa pellicetta colorata molto molto calda e quindi sono assolutamente una scarpa invernale. Queste sono le scarpe con il tacco più comode che ho, non sembra di avere veramente il tacco, sono comodissime, posso indossarle anche tutto il giorno per una serata intera, non so come mai, ma non mi fanno soffrire a differenza della stragrande maggioranza delle scarpe con il tacco. Anche queste le ho indossate molto di più appena prese, adesso è da un po' che insomma un po' diciamo le trascuro, ma appena prese le indossavo tantissimo, quindi è una scarpa che ho usato veramente veramente tanto. Questi non penso di riuscire a farli stare tutti nell'inquadratura, sono i miei stivali Stuart Weitzman Over the Knee Boots, quelli però un pochino più alti rispetto agli altri, perché questi sono più alti dei normali over the knee boots ed hanno anche questi il tacco, neri scamosciati, sono stupendi. Non li utilizzo tantissimo perché devo usarli con una gonna parecchio corta perché arrivano a metà coscia, però appena posso li indosso perché sono bellissimi. Non sono comodissimi onestamente, ma sono stupendi. E se come me avete un po' la fissa dei polpacci grossi che comunque non vi piacciono, queste sono la soluzione perché vi coprono tutta la gamba, la slanciano, la snelliscono e poi ci mettete sopra appunto la gonna, la minigonna. È il turno delle décolleté di Valentino, queste sono stupende, appunto nere con i dettagli rosa e le borchiette dorate. Queste le ho utilizzate tantissimo, le ho fatte fuori, poi ci ho fatto fare la suola e sto facendo fuori praticamente anche la suola. Sono molto comode per essere, ma perché le tengo al contrario? No, non erano al contrario, ok, sono molto comode per essere delle décolleté, devo dire. Le ho indossate nelle situazioni più estreme, credetemi, continuavano ad essere comode anche camminando sui sassi praticamente e non si sono rovinate, non si sono disintegrate. Anche qui la qualità Valentino è pazzesca. Queste sono scarpe che indosso sempre tantissimo, da quando le ho prese sono tra le mie décolleté preferite. Altri stivali di Stuart Weitzman, questi sono sempre sopra il ginocchio ma un pelino più bassi rispetto a quelli neri che abbiamo visto prima. Il tacco è praticamente lo stesso e li ho sia in questo grigio che poi li vedrete anche in beige. Questi mi sa sono stati i primi stivali Stuart Weitzman che ho mai acquistato. Anche qui ragazzi, questi hanno un costo piuttosto importante, ma la qualità è assolutamente indiscutibile. Li ho da diversi anni, li ho utilizzati tantissimo e sono perfetti. L'unico problemino è che tutti gli stivali Stuart Weitzman sono, a parte quelli flat, piatti, sono super scomodi, quindi sono sì bellissimi perché sono stupendi, ma indossarli tutto il giorno è una tortura. Eccoli qua, altro paio di stivali Stuart Weitzman, questi sono uguali identici a quelli grigi, sono soltanto di un altro colore, sono un po' più un beige chiaro, stesso identico modello, stesso identico tacco. Anche questi li indosso molto, ma li indosserei ancora di più se fossero più comodi. Sono però un sogno in inverno perché si possono indossare tutte le gonne del mondo, anche cortissime, e questi ti tengono
sono calda la gamba. Stiamo arrivando alla parte più alta della classifica, dove ci sono tutte le scarpe che adoro, che utilizzo tantissimo, quindi non è semplice dirvi quale utilizzo più rispetto ad altre, perché appunto le amo tutte. Da qui in poi praticamente arriviamo a queste décolleté. Anche queste sono di Louboutin, inconfondibili. Suola rossa, ho fatto rifare la suola perché le avevo praticamente distrutte, quindi ci ho fatto fare la suola rossa sopra. Queste sono sicuramente le mie Louboutin preferite. Non sono comodissime naturalmente, cioè guardate il tacco, ovviamente non possono essere la scarpa più comoda che ho, ma non sono scomode. E un paio di scarpe con il tacco, se vi dico che sono così alte ma non scomode, credetemi che già è tanto, una specie di miracolo. Queste le indosso tantissimo, ovviamente più quando fa caldo rispetto ai mesi freddi, perché sono molto aperte, sono stupende. Io amo queste scarpe quando ho una serata particolare, di solito indosso loro, sono un po' un portafortuna. Le amo, e poi hanno questo laccetto sopra la caviglia che me la fa sembrare ancora più sottile, quindi adoro questo particolare. Sì, non c'è niente da dire, queste sono le scarpe per eccellenza. Queste tra tutte le ballerine che ho sono quelle che utilizzo di meno. Sarà che hanno questo colore, ovviamente sono bianche in pelle, quindi sono estremamente delicate. Queste comunque sono le ballerine Chanel bianche con la punta nera, e qui c'è anche il logo con la doppia C, ma per il colore chiaro che hanno le indosso un pochino meno rispetto alle altre ballerine. Quelle nere di Chanel le indosso decisamente di più rispetto a queste. Queste sono, mi sembrano più delicate, quindi tendo ad essere un pochino più cauta quando le utilizzo, ma comunque sono, ragazzi, le ballerine Chanel, c'è poco da dire, sono stupende. Per quanto mi riguarda sono le ballerine più belle, più classiche al mondo. Adesso poi sono tornate prepotentemente di moda le ballerine, non so se vi siete accorti, quindi io sono particolarmente felice perché, ragazzi, lo so, le ballerine le ami, le odi, io le amo. Altre décolleté che indosso parecchio sono queste di Gucci, molto semplici, nere in pelle con il nostro tacco a spillo, ma hanno questa particolarità di appunto questo inserto a forma di labbra rosa davanti. Non sono super serie, è forse proprio questo che mi piace, questo dettaglio che le rende un pochino più giocose, un pochino più particolari. Anche queste sono estremamente estremamente comode, non mi aspettavo veramente che fossero così comode, ma sono un sogno. Altro paio di mocassini di Gucci, questi però sono rosa e sono stupendi. Questi sono forse tra le mie scarpe preferite perché sono bellissimi. Questi sono decisamente più comodi rispetto agli altri, quelli neri che abbiamo visto prima, quindi per questo stanno più in alto alla classifica, perché sono molto più comodi, li indosso molto di più, ci faccio i chilometri e so che a fine giornata non avrò i piedi doloranti. L'unica nota, se si può dire così, stonata di queste scarpe, che sono molto delicate perché la pelle è molto chiara di questo rosa confetto, però ragazzi, in fatto di qualità, comodità, imbattibili. Una passione per le scarpe di Valentino, penso ce ne siamo accorti tutti. Qui, altro paio di scarpe Valentino, queste sono ballerine e sono stupende, sono tra le mie scarpe preferite che possiedo, sono meravigliose, l'unica pecca è che sono scomodissime, quindi io però imperterrita, io continuo ad indossarle, ma devo sempre mettere i cerottini per le vesciche sulla parte sopra il tallone, perché garantito, matematico, ogni volta mi scartavetrano la pelle proprio, quindi appunto, però con i cerottini per vesciche risolvo e riesco ad indossarle tantissimo. Io amo queste scarpe, sono stupende, sono bellissime, appunto oserei dire che sono praticamente le mie preferite di tutta la mia collezione, e anche se sono scomode ricorro ad accorgimenti e continuo ad indossarle. Poi arriviamo alle sneakers di Dior, adoro queste scarpe, adoro queste sneakers, sono stupende. L'unica cosa è che sono molto molto delicate, le ho già pulite diverse volte perché si sporcano subito, sia la suola che è tutta tutta bianca, per un qualche motivo non so perché, ma qualsiasi segno qua su queste si vede. E poi hanno questo tessuto rosa chiaro, rosa cipria, tutto in velluto, anche questo è delicatissimo, delicatissimo, quindi sono super attenta, e tra tutte le sneakers che ho sono quelle che indosso di meno, proprio solo per il fatto che sono estremamente delicate. Anche queste mi sono costate un occhio della testa, continuo ad amarle, solo che appunto non sono proprio un paio di scarpe da tutti i giorni, ecco. Poi queste sono parecchio recenti, questi sono degli stivaletti di Gianvito Rossi. Avevo bisogno di un paio di stivaletti scamosciati di questo colore, quando li ho visti
erano esattamente quello che stavo cercando, quindi li ho presi. Anche questi hanno un costo abbastanza alto, ma vi devo dire, ragazzi, mi hanno stupito un sacco. La qualità di questi stivali è superba. Hanno anche il tacco largo, quindi sono parecchio comodi. Li abbino naturalmente ad outfit in cui ho accessori di questo colore. Adoro questi stivali, questo è l'unico paio che ho di questo brand, ma assolutamente consigliatissimi, qui sono stupendi. Altro paio di stivaletti scamosciati che uso tantissimo sono questi, super semplici, ma notate la suola rossa, anche questi sono Louboutin. Anche questi, ragazzi, sono super comodi, è incredibile come siano comodi questi stivali, sarà che appunto anche qui il tacco è parecchio largo, quindi il peso si disperde un pochino, quindi non fanno male. Sono bellissimi, classici, molto semplici, perché appunto è uno stivale nero, scamosciato, semplice, ma danno quel tocco in più d'eleganza. Sono molto molto belli da indossati, questi slanciano tantissimo il piede, e sì, sono stati uno dei miei acquisti migliori di tutta la mia collezione sicuramente. Tra le sneakers che ho e che indosso, forse quelle che utilizzo di meno sono queste di Louis Vuitton. Anche queste, pagate un occhio della testa, le utilizzo perché sono assolutamente usate, sono scarpe che utilizzo, ma tra tutte le sneakers che ho forse sono quelle che utilizzo di meno perché sono molto sfarzose, forse un po' troppo out there in your face per i miei gusti. Quando le ho acquistate non ci ho pensato, ma evidentemente mi trovo spesso e volentieri piuttosto a prendere scarpe bianche semplici piuttosto che queste che hanno 500.000 loghi. Mi piacciono, sì, però sono un pochino troppo anche qui la qualità naturalmente non si discute, sono comodissime però un po' troppo sfarzose forse. Altro paio di sneakers, queste di Balenciaga. Ragazzi, queste scarpe sono pesantissime, già vi ho parlato di queste scarpe, allora le utilizzo tantissimo perché sono comodissime, cioè cammini sulle nuvolette, soffici quando cammini su queste scarpe, non c'è assolutamente altra spiegazione, sono comodissime. L'unico problema è che sono molto molto pesanti, quindi allora quando cammini ti danno un po' la sensazione Frankenstein, no? Perché queste scarpe pesantissime, ma devo stare molto attenta perché essendo così pesanti, tipo a volte mi faccio male, nel senso che se per esempio urto la caviglia con queste scarpe vedo le stelle praticamente, ok? Quindi l'unica cosa è che devo stare attenta, ma sono bellissime, comodissime. Le ballerine che indosso di più sono sicuramente loro, le mie Chanel nere classiche, queste sono state le mie prime ballerine di Chanel, sì, sono state le mie prime. Amo questa scarpa, la utilizzo tantissimo. All'interno ci sono tutti i segni bellissimi delle unghie di Audrey, perché a volte dovete sapere, ok, adesso le tengo in alto le scarpe che non riesce a raggiungerle, ma anni fa, quando non sapevo di questo suo fetish, gliele lasciavo a disposizione e lei ha pensato bene di farsi le unghie all'interno delle mie scarpe. Comunque adoro queste ballerine, le indosso tantissimo, sono, oltre ad essere comode, sono anche super eleganti, quindi insomma possono fare un outfit. E sì, che cosa c'è da dire sulle ballerine classiche Chanel, le conosciamo tutti, le uso sempre, me le avete viste indossare miliardi di volte. Altre sneakers che utilizzo molto sono queste di Gucci, le ho lavate poco tempo fa, ragazzi, e sono uscite perfettamente bianche come nuove. Queste sono molto particolari perché hanno tutte queste perline lungo la suola, sono bellissime. So che possono sembrare un po' troppo esagerate a causa di questo dettaglio, però a me non dispiace assolutamente se un outfit parecchio semplice, appunto un tocco di sfarzosità, non mi dispiace. Per il resto sono parecchio semplici, bianche, e dietro hanno, una è blu, l'altra è rossa, ed hanno la scrittina Gucci. Altro paio di stivali Stuart Weitzman, ragazzi, anche questi sono neri, ma questi sono piattissimi, flat, completamente flat, ragazzi. Io amo questi stivali, questi li indosso praticamente ogni giorno in inverno, comunque quando fa freddo. L'unica cosa, se c'è la pioggia, ovviamente cerco di evitare essendo scamosciati, ma ragazzi, questi io praticamente li indosso
tutto l'autunno, tutto l'inverno, sempre su, con gonne, jeans, con qualsiasi tipo, con i leggings, quelli un po' più particolari ad effetto pelle, cioè è uno stivale, è una scarpa che io metto sempre. Questi sono stati sicuramente il mio migliore investimento in fatto di scarpe e nonostante li indosso da anni, sempre rimangono perfetti, ragazzi. La qualità Stuart Weitzman è indiscutibile. Siamo quasi sul podio, ragazzi. Qui ci sono le scarpe che utilizzo di più quotidianamente, sono praticamente tutte sneaker. Ci sono queste di Gucci, semplici semplici, c'è il logo Gucci qui traforato ma si vede poco, e poi dietro hanno questo dettaglio rosa con la scritta Gucci. Sono estremamente comode, non c'è tanto da dire sulle sneakers, comodissime. Le uso ogni giorno, l'unica cosa ovviamente devo stare un pochino attenta a non rovinarle perché sono parecchio delicate, però sono fantastiche. Anche queste le ho pulite da poco e sono tornate nuovissime, super 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 bianche. Le mie sneakers Chanel, io amo queste sneakers, comodissime, le uso sempre, sono stupende. Le ho prese a Milano un paio di anni fa, vi avevo fatto anche il video haul, dietro hanno la scritta, insomma, Chanel, che è tutta pelusciosa, sono molto molto carine, con tutti questi dettagli neon, all'interno sono blu e hanno appunto, sono molto estive, molto primaverili, quindi tendo ad indossarle di più in primavera ed estate, ma sono state un ottimo acquisto perché sembra di camminare sulle nuvole anche con queste, ve lo giuro. E poi sono Chanel, che cosa vi devo dire, io amo questo brand. Arriviamo a loro, le mie sneakers di Valentino, queste erano edizione limitata, bellissime, anche queste appena pulite, ragazzi, guardate come sono tornate bianche. Queste le ho indossate tantissimo, infatti sono pulitissime, ma ogni tanto c'è un piccolo segnetto eccetera perché veramente le ho strausate, quindi è normale che si siano leggermente rovinate, però tutto sommato, cioè, guardando adesso la qualità e pensando che sono diversi anni che le ho e le utilizzo sempre, è stupefacente come siano ancora perfette, devo dire. E poi arriviamo alle scarpe che in questo periodo sto veramente indossando di più, sono quelle che utilizzo ogni giorno, sono quelle di Saint Laurent. Queste anche le ho pulite ma si sono già risporcate nel frattempo, quindi non fateci caso. Sono le mie appunto sneakers basse di Saint Laurent, che sono anche le ultime sneakers che ho acquistato, se non sbaglio. Anche queste sono super semplici, dietro hanno l'inserto nero, c'è anche la scritta Saint Laurent ma non si vede perché è molto sottile ed è dello stesso colore della pelle, solo che sono in rilievo. Super semplici, super comode, le uso ogni giorno, che cosa c'è da dirvi? Anche queste naturalmente ottimo investimento. Da quando le ho prese le utilizzo praticamente ogni giorno, quindi dovevano stare assolutamente in cima a questa classifica. E questo è quanto per il video di oggi, ragazzi. Vi ho lasciato fuori soltanto le All Star, che sono troppo zozze per potervele fare vedere in videocamera, ero veramente un po' troppo imbarazzata, ma per il resto avete visto tutte quante le mie scarpe. Sono 2 ore che filmo questo video, quindi non oso immaginare quanto sarà lungo. Vi ringrazio davvero di cuore se siete rimasti fino alla fine. Io quindi vi mando un bacio gigantissimo. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao!